Fra petardi e fuochi d'artificio, ben 558 interventi dei vigili del fuoco contro i 229 dell'anno scorso per incendi causati dai festeggiamenti. Le ordinanze di divieto emanate dai sindaci, insomma, sono state puntualmente disattese quasi ovunque e come sempre ci sono stati feriti, nonostante la presenza massiccia delle forze dell'ordine che hanno comunque garantito la sicurezza evitando il peggio. Agli uomini in divisa, in strada, gli auguri del capo della polizia, Lamberto Giannini. La fine dell'anno e l'inizio dell'anno nuovo vedono una continuità. La continuità è il nostro impegno, è la vostra presenza nelle strade, nelle piazze, perché la Polizia di Stato c'è sempre accanto ai cittadini per tutelare le persone, per tutelare i diritti. Non sono mancati feriti in Campania 14, il più grave un quarantenne dello Sri Lanka raggiunto all'addome da un proiettile vagante ma non in pericolo di vita. A Rocca Fluvione, in provincia di Ascoli Piceno, un ragazzo è rimasto gravemente ferito dallo scoppio di un petardo. A Taranto, invece, un uomo rischia di perdere la mano per un razzo difettoso. Molti botti ma nessun ferito per i fuochi nel Milanese, dove però un 26enne e un 18enne sono rimasti feriti gravemente dopo essere stati accoltellati, il primo nell'Interland a Desio, il secondo a pochi passi da Piazza del Duomo. Proprio qui, prima della mezzanotte, c'era stato qualche momento di tensione quando la polizia aveva fatto defluire le persone per evitare assembramenti. Divieti disattesi e gesti incivili anche a Roma, molti assembramenti e lancio di petardi sui passanti davanti alla stazione metro Colosseo. Forze dell'ordine costrette a intervenire nella notte anche sull'Alpe di Poti, nell'Aretino, per tentare di disperdere i 500 partecipanti di un rave tuttora in corso. Nessuna vittima contro una dell'anno scorso, ma aumentano i feriti gravi da 12 a 14, secondo i dati del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, con un aumento significativo del ferimento di minori, 20 rispetto agli 8 del 2021.